Oggi voglio portarvi con me in un viaggio che ha cominciato a prendere forma nel 2016, quando per la prima volta ho sentito parole come Bitcoin, blockchain e poi NFT e ancora metaverso, quello che in un termine ora si chiama Web3. È stato l'anno in cui ho scoperto non solo una tecnologia, ma un cambio culturale profondo, in grado di trasformare completamente il nostro modo di vivere, di comunicare e di interagire. È stato l'anno in cui mi sono innamorata follemente. Ho cominciato a leggere, studiare di questa innovazione e divulgare tutto quello che sapevo. Ho lasciato il mio lavoro e ho cominciato a lavorare con individui e aziende che volevano capire le opportunità di questa innovazione e volevano costruire progetti concreti. Ma che cos'è questo Web3? Per capire l'evoluzione di Internet dobbiamo immaginare dei grandi salti nella nostra capacità di connetterci e di interagire. Da prima è arrivato il Web 1, il web fatto di pagine statiche, dove noi eravamo solo utenti, lettori e spettatori. Poi è arrivato il Web 2, quello che noi oggi conosciamo, il web dei social media, il web dell'e-commerce, dove noi non siamo solo lettori, ma possiamo anche creare contenuti e possiamo interagire tra di noi. Questo modello, tuttavia, è basato sul controllo dei nostri dati, della nostra privacy e finanche del valore economico dei contenuti che creiamo online da parte di poche grandi aziende. Nulla di male in tutto questo, se non che forse non è proprio il modello ideale per noi utenti. E finalmente arriva il Web3. Questa evoluzione di Internet è costruita su più tecnologie, per esempio intelligenza artificiale, 5G, Internet of Things, ma alla base, al cuore, c'è sempre blockchain. Quindi il Web3 è questa evoluzione di Internet in cui noi non siamo più utenti passivi, ma diventiamo attori protagonisti, proprietari dei nostri dati e delle nostre interazioni. Wow! La riuscite a immaginare con me questa evoluzione? Immaginate con me un mondo in cui l'accesso alla prosperità è democratico. Un mondo in cui non sono poche grandi aziende a decidere chi può e chi non può crescere economicamente. Ecco, blockchain rende possibile tutto questo perché elimina gli intermediari e abbassa le barriere d'ingresso. Ma cosa vuol dire esattamente accesso democratico alla prosperità? Vuol dire che già oggi nel mondo milioni di persone inviano e ricevono denaro facilmente grazie a blockchain e alle criptovalute utilizzando semplicemente il proprio smartphone senza aver bisogno di parti terze, di intermediari, quindi di banche o istituzioni finanziarie. Forse per noi questi sono concetti un po' lontani, però l'ultimo report di Banca Mondiale ci fa sapere che nel mondo gli unbanked, ovvero le persone che non hanno un conto corrente e che quindi non hanno accesso al sistema finanziario, sono oggi oltre 1,4 miliardi. Ma come fa blockchain a fare tutte queste meraviglie? Blockchain, come dice la parola stessa, è una catena. Non di ferro, naturalmente, ma una catena
di blocchi contenenti informazioni. Informazioni, i blocchi sono legati gli uni agli altri da una crittografia molto complessa. Questa catena crea un grande registro contabile che è pubblico e trasparente. All'interno di questo registro le informazioni sono scritte in modo immutabile e sicuro. Sì, perché se io volessi cambiare uno di questi blocchi, un'informazione scritta all'interno di uno di questi blocchi, dovrei cambiare l'intera catena. Quindi questa caratteristica rende la tecnologia estremamente sicura. E proprio per queste peculiarità, blockchain è già utilizzata in diverse applicazioni molto potenti, non solo in ambito finanziario, quindi non solo per le criptovalute o per i pagamenti internazionali come abbiamo visto, per esempio anche per la tracciabilità dei prodotti, per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, per i sistemi di voto e in tante altre applicazioni molto interessanti. Abbiamo parlato delle opportunità e quindi dobbiamo necessariamente affrontare anche il tema legato ai rischi e ai problemi di questa tecnologia che si presentano in particolar modo quando si parla di criptovalute e speculazioni finanziarie. È successo, infatti, ne abbiamo letto tutti, che un po' per l'avidità, un po' per la promessa di guadagni facili, tante persone abbiano investito grandi cifre di denaro, perdendo poi purtroppo tutto. Fortunatamente, in questi ultimi anni, per mitigare questi rischi e questi problemi, si sta agendo in maniera decisa, con educazione finanziaria per le persone e con regolamentazioni chiare e precise da parte dei governi. Ma riprendiamo il nostro viaggio. Come si usa nel quotidiano la blockchain? Si usa, abbiamo visto, in tantissime applicazioni. Un caso d'uso sicuramente molto interessante è quello del mondo della moda, che tutti sappiamo essere un settore ad altissimo impatto ambientale. Ebbene, l'utilizzo di blockchain potrebbe proprio, anzi può, consentire che l'industria diventi più trasparente, più efficiente e più sostenibile. Perché con l'utilizzo di blockchain, per esempio, possiamo tracciare tutta la catena di produzione, dalle materie prime fino al punto vendita, possiamo garantire l'autenticità di un prodotto. Possiamo ottimizzare la produzione e quindi mettere in atto tutte quelle azioni di riciclo. L'azienda può comunicare in maniera trasparente quali sono le pratiche di sostenibilità che ha messo in atto. E ultimo, ma non per questo meno importante, possiamo costruire un rapporto di fiducia con i consumatori, che oggi sono sempre più attenti ad acquistare prodotti ecologicamente sostenibili. Ma vediamo insieme come. Quindi qui si vede chiaramente quello che ho raccontato
poco fa, no? Quindi come si può tracciare tutta la catena di produzione di un prodotto, dalle materie prime a come viene lavorato, alle condizioni anche magari di lavoro delle persone che partecipano proprio alla creazione di questo prodotto. E lo possiamo fare in maniera molto semplice, semplicemente con il nostro smartphone avvicinandolo al prodotto che abbiamo acquistato. E possiamo anche essere certi che proprio il prodotto che abbiamo acquistato sia il prodotto autentico per cui noi stiamo pagando. Quindi la tecnologia ci manda e ci regala un invito potente e trasformativo. In questo momento ci troviamo di fronte a due scelte. Possiamo continuare a fare le cose come le stiamo facendo ora, o possiamo abbracciare l'invito della blockchain e fare le cose diversamente. Possiamo costruire un futuro migliore per tutti. Abbiamo l'opportunità di creare un mondo più equo, più inclusivo e più sostenibile. Un mondo in cui ogni individuo può realizzare il suo massimo potenziale. Ma questa trasformazione non avverrà da sola. Come dice Luca De Biase, prevedere il futuro è un atto di potere. Immaginare futuri possibili, un atto di liberazione. E allora facciamolo. Costruiamo tutti insieme questo futuro, un blocco alla volta. Thank you.